siamo in compagnia del dottor Benkov, medico chirurgo specialista in odontoiatria, e della paziente Alessandra Pertichino. La signora Alessandra ci parlerà della sindrome di Meynier dal punto di vista del paziente, come il dottor Benkov ha riconosciuto e trattato tale patologia. Buongiorno signora Alessandra, è un piacere poter contare sulla sua testimonianza e buongiorno dottor Benkov e grazie mille per il suo intervento di oggi. Buongiorno a lei, grazie. Iniziamo subito con la prima domanda alla signora Alessandra. Come definirebbe la sindrome di Meynier? Allora, non ne do una definizione scientifica perché chiaramente quella la si può trovare e non sarei neanche in grado. Dal punto di vista appunto del paziente la definisco come una limitazione della vita sociale, della vita, oltre che anche dolorosa quando ci sono le situazioni in cui si verificano appunto i giramenti di testa, le vertigini. Questo è quello che è successo a me. Gradatamente negli anni, da quando mi è stata riscontrata, sempre di più ho dovuto limitare tutto quello che era la mia vita, tutto quello che era la mia routine in funzione di questa malattia che mi era stata diagnosticata come non guaribile, degenerativa, potevo solo controllarla e tal cosa facevo con delle diete, con della limitazione dei movimenti, però tutto mi portava a sentirmi veramente limitata, anche perché in età abbastanza giovane ho dovuto limitare tantissime cose che facevo, ecco, sia dal punto di vista fisico, lavorativo, sociale e quant'altro. Okay. E quali sintomi accusava appunto? È iniziato tutto un giorno all'improvviso con delle vertigini, giramenti di testa fortissimi, con nausea, provocavano delle nausea. E quindi questo mi portava all'immobilizzazione e l'unico modo per venirne fuori era appunto l'immobilizzazione, e l'uso di tranquillanti e dopo un paio di giorni la cosa si riassestava. Appunto dopo aver fatto tutte le analisi del caso in ospedale, curata, escluso patologie magari anche ben più importanti e più preoccupanti, per cui quando mi è stata diagnosticata questa alla fine è stato un sospiro di sollievo per me. Poi chiaramente quando uno ha anche una minima cosa, poi anche l'evoluzione della stessa mi ha portato insomma a star male, ecco. Certo, e poteva immaginare che questa sindrome fosse relazionata a un problema di malocclusione? No, assolutamente no. Avevo sentito altre cause che potevano essere prese in considerazione, quelle posturali della schiena, magari anche della cervicale, l'apparato dell'orecchio, no? Ecco, ma mai e poi mai la funzionalità dell'occlusione della bocca. Certo. E quindi come ha scoperto il dottor Benkov? Devo ringraziare, è stata opera di mio marito che dopo l'ennesimo, dopo 6 anni di questa escalation di malattia, lui ha a un certo punto ha cominciato a cercare in internet e ha appunto trovato il sito del dottor Benkov, ha chiamato, ha trovato una disponibilità pressoché immediata e da lì è partita appunto tutta l'esperienza che mi ha portato ad oggi. E in che modo l'ha aiutato il dottor Benkov? Allora, c'è stata una visita iniziale in cui ho portato appunto tutta la documentazione di cui disponevo dai vari controlli medici dell'ospedale della mia città, e i miei racconti, un'anamnesi durata quasi 1 ora e mezza al primo incontro, che ha sviscerato anche cose che appunto non mi aspettavo mi chiedesse e che erano correlate alla mia patologia.
E beh, insomma, mi chiedeva ad esempio come dormissi, come mi alzavo, come mi svegliavo, e se russavo, cioè altre cose che adesso al momento non mi sovvengono. Collo, dolori cervicali. Sì, dolori cervicali, mali di testa, male alla schiena, cefalee, acufeni, cose di questo tipo, no? Ecco, che alle quali ho fatto attenzione dopo, no? Cioè me le ha fatte, me le ha evidenziate il dottore. E quindi dopo tutto questo racconto, questo sviscerare, eccetera, mi ha presentato il suo progetto, la sua cura, e appunto come anche, diciamo così, una sorta di, che non ci sarebbe stato un miracolo, proviamo, io sono dell'idea che questo funzionerà, questa qua è il problema. Io mi sono affidata, assolutamente, perché quando arrivi a un certo punto le provi tutte, mi sono affidata e da lì è partito tutto il viaggio, insomma, che mi ha portato ad oggi. Grazie mille, signora Alessia. Grazie. E dottor Benkoff, quindi come è riuscito a tranquillizzare la paziente? Consideri che la sindrome di Menière è data da 4 sintomi: vertigini invalidanti, ipoacusia fluttuante, acufeni e senso di pienezza dell'orecchio, sintomi raccolti in maniera convenzionale, cioè di fatto non è una vera malattia. C'è un accordo, no? Una consensus del mondo scientifico che dice: quando hai questi quattro sintomi ti chiamiamo sindrome di Menière. Già se ce ne hai tre non è sindrome di Menière, anche se la cosa poi non cambia molto, il paziente sta male lo stesso. Comunque, il paziente in genere non viene mai da me mandato da un tuo collega, questo mi dispiace molto, ma è anche comprensibile, perché quello che io faccio a oggi non ha un supporto scientifico vero, sono esperienze personali che io devo sempre presentare con questa premessa: guardi che non ci sono supporti scientifici, per la verità non ci sono grandi supporti scientifici neanche nei trattamenti usuali, perché i trattamenti farmacologici si sa che insomma, vabbè. Comunque, il paziente in genere mi trova via internet, perché via internet, quando, come dice la signora, magari un marito, un figlio, una fidanzata, no? Ti sei preoccupato per vederti sempre soffrire di questa maniera, qua si mette al PC e vede un po' che cosa si dice in giro di questa cosa, e in questo modo mi trova. In genere il messaggio è abbastanza così incisivo, per il fatto che, oltre a spiegarmi il razionale che mi muove in questo campo, riesco a proporre le storie di altri pazienti che hanno fatto lo stesso percorso, e tutte quante storie con nome, cognome, indirizzo, telefono ed email, in modo che sia ben chiaro, recapito delle, in modo che sia ben chiaro che non sono storie inventate, come potrebbe sembrare, visto che questa è una malattia considerata incurabile. È chiaro che mettendo in bocca un bite fatto in maniera particolare e soggettiva, sembra poco credibile, però. E queste testimonianze possono essere contattate, e questo dà, forza al messaggio, e in qualche maniera dà al paziente una prospettiva e dice: ma perché no? Tanto è l'unica, forse l'unica terapia che non ha nessun rischio biologico, perché è totalmente reversibile. Il bike per me che vado l'ho seduta via, non è successo niente, quindi anzi la reversibilità mi ha consentito di mettere il naso in patologie che non sarebbero di competenza odontoiatrica. Ma a fronte della mancanza di una terapia efficace nell'approccio abituale, in presenza di un razionale che magari spiegherò se si crede, in presenza di una mancanza di rischio, il consenso, come si dice al signore, il consenso informato, sappiamo che non ci sono supporti scientifici, ma neanche nel resto ce ne sono tanti, proviamoci. In genere questa strada mi fa riscontrare un ottimo successo. Sia ben chiaro, non sempre, esistono anche gli insuccessi. Sarebbe assurdo pensare che una terapia, qualunque terapia, esatto, presso qualunque medico, anche più bravo del mondo, potesse dire: io non ho mai insuccesso, non ha senso, non avrebbe senso. Certo. E quindi quanto è importante appunto la diffusione di questi casi di successo per curare e trattare tali patologie? Ma ovviamente io sono
tua disposizione, ma non dipende da me. Ecco. Essendo un libero professionista, non avendo un ruolo accademico, ospedaliero, eccetera, è molto più difficile per me la divulgazione. Per cui, insomma, faccio il mio lavoro onestamente nel mio studio e poco altro. Se i colleghi saranno interessati, sarò ben lieto, ovviamente. Certamente. Vorrei sottolineare, mi ha fatto la domanda, come tranquillizzo il paziente? Io non è che, sì, vabbè, il paziente ha sempre bisogno di essere un po' tranquillizzato, specie se viene da anni di sofferenza, senza trovare soluzione, quindi questo è sicuramente una situazione un po' angosciante. Però un elemento molto importante, come diceva la signora, è l'anamnesi molto approfondita e non di tipo puramente specialistico. Cioè, dopo aver rilevato gli aspetti sintomatologici tipici della sindrome di Menière, io vado anche oltre, parlo appunto di, chiedo appunto sulla cefalea, sulle dolori cervicali, sul mal di schiena, sulla qualità del sonno, sul russare notturno, sulla presenza di episodi di apnea e su altre problematiche che possono ruotare attorno alla bocca. Ecco, la mia interpretazione, diciamo così, filosofica di quello che faccio è che la sindrome di Menière può essere uno dei tanti aggravamenti alle quali si va incontro con una problematica occlusale sfavorevole. Quindi in pratica non curo la sindrome di Menière come non curo la cefalea, come non curo la cervicalgia e via così, ma curo quella situazione sottostante che può favorire l'insorgenza di queste cose. E quindi paradossalmente mi aspetto anche un risultato a tutto campo, cosa che il trattamento specialistico, che si rivolge ovviamente al problema specialistico, non avrebbe senso che potesse ottenere. E questo, quando il paziente si sente interrogato in queste cose, che dice sì, no, c'ho anche, sì, è vero che c'ho anche questo, sì, ma anche questo, sì, ce l'ho da sempre. Ma anche la bocca ce l'ha da sempre, quindi e questo forse sfugge, no? Questo in qualche maniera gli dà una certa fiducia, ecco. Si parte col trattamento. Il problema è che il trattamento prevede l'introduzione di un bite nella bocca del paziente per 24 ore al giorno, pasti esclusi, cioè H24. Quindi io vorrei che fosse veramente sempre anche nei pasti, in realtà. Non posso chiedere l'eroismo ai pazienti, nel senso che mangiarsi non è tecnicamente possibile. Però insomma dovrebbe essere, perché se la bocca è responsabile del problema, bisogna cambiare bocca e bisogna cambiarla sempre, non un po'. Il fatto di portare un bite di notte, per esempio, ha poco senso, 8 ore avanti e 16 indietro. No? Non escludo che nei primi tempi ci possano anche essere dei disagi, perché chiaramente non è una pillola che la manda giù ed è finita lì. È qualche cosa che prevede anche un minimo di collaborazione. Di come tutte le cure. Tutte le cure portano sacrifici. Non c'è dubbio, però forse un po' di più di una pillola, ovviamente. Ah, no? Certo. È chiaro che il paziente, se si aspetta una medicina, ecco, qui non la trova. Ma che domanda. Ecco. E quindi deve... però in genere devo dire che il paziente che soffre di sindrome di Menière è un ottimo paziente, perché sta veramente male. E quindi... molte volte le parole che sento regolarmente è l'ultima spiaggia, faccia quello che vuole, io non ne posso più, faccia quello che vuole, non le posso. Quindi è un ottimo paziente perché, come dice la parola stessa, no? Totò diceva, un paziente se non è paziente, che paziente è? Beh, è vero, però di solito non è mica detto che i pazienti siano sempre pazienti, quindi, però il Menière è un ottimo paziente, anche se maschio, gli uomini sono sempre più... meno bravi, no? nel sopportare qualunque cosa, però in maniera con la tua paziente. Deve superare, magari ci sono dei casi che sono praticamente di rapidissima evoluzione positiva, sono i più belli, quelli che altri che hanno bisogno di un certo tempo. Io chiedo 4 mesi di collaborazione con visite mensili di controllo che sono importantissime, perché il bike va ribilanciato in funzione dei cambiamenti posturali, dei progressi, degli eventuali anche problemi che insorgono e anche delle variazioni posturali che il bite induce, che quindi a sua volta deve essere ribilanciato in funzione di questi cambiamenti corporei. Quindi
è molto importante che il paziente, anche in un momento di iniziale difficoltà, non si abbatta, perché fa parte purtroppo dell'evoluzione, talvolta, non sempre, talvolta però è così, è necessario. Certo, e signora Alessandra, il trattamento all'inizio è stato fastidioso o è riuscita a, diciamo, a sopportarlo bene? Beh, insomma, c'è stato un impatto un pochino importante, però avevo un focus, quello di venirne fuori, e quindi dovevo collaborare. E come diceva anche il dottore, tutte le cure hanno degli alti e dei bassi. E quindi c'è stato un po' di fastidio, c'è stato anche un po' di così di down, però vedendo i miglioramenti fisici, anche i fastidi fisici li ammortizzava, di conseguenza mi faceva forza il miglioramento fisico che vedevo e che sentivo. Nel mio caso non subito, ma molto presto, quindi nell'arco di quei 4 mesi che il dottore ha descritto come periodo iniziale per capire se la cura darà un effetto positivo, nell'ambito di quei 4 mesi molto presto io ho trovato già confortanti miglioramenti, e di conseguenza poi tutto quanto l'ho sopportato alla grande. È stato un scendere, no? Sì. Perfetto. E dottore, che consigli può dare a chi soffre di questa sindrome? Consiglio, io ovviamente non posso che consigliare questo tipo di approccio che a oggi rimane personale. Sia ben chiaro che io tratto in questo modo pazienti degenerici da oltre 20 anni. Nel mio sito, nelle storie raccontate dei pazienti, il decano, no, la mascotte, che è un signore che sta bene da 20 anni. Quindi, però, in passato potevo vedere forse 2 meniere all'anno. Adesso con la rete invece ne vedo moltissime. Quello che posso consigliare ai pazienti, se non hai trovato giovamento con gli altri trattamenti, se ti sembra logico la proposta che faccio, vedi, soprattutto con il corollario che dicevo prima, che dovrebbe incuriosire di più che non la terapia della sindrome di Meniere, che in fondo non esiste, non c'è un agente eziologico, non è una vera malattia, come può essere la peste, chi si prende la peste sa la peste, ma la sindrome di Meniere non esiste come malattia, anche le teorie eziopatogenetiche sono piuttosto sfumate, sono sempre delle ipotesi, e quindi ovviamente il consiglio che gli posso dare è provarci, no? Questo è logico. Almeno considerare questa alternativa, no? Per migliorare, cercare di guarire. Io posso permettermi, essendo presente sul sito del dottore come testimone, della cura, in questi mesi sono stata contattata da molte persone e devo dire che ho avvertito il malessere che provavo io, l'ho avvertito in queste persone che cercavano conforto in me, e quindi veramente ho toccato con mano quante persone e tutti con anche sintomi diversi che poi sono riconducibili, no? E quindi mi sento fortunata di poter dire a queste persone, e sono sincera anche nel dirlo, non è una passeggiata, non è una bacchetta magica piuttosto che una pillola, bisogna metterci del proprio, e il proprio è l'impegno, un minimo di sacrificio e anche di dare fiducia. Certo. Vorrei aggiungere in che cosa consiste il trattamento, perché allora, Se ipotizziamo che sia il modo di masticare, la bocca, responsabile del problema, bisogna cambiare bocca. E la bocca si cambia con l'ortodonzia e con la protesi, no? E la bocca deve cambiare sempre. Però sarebbe imprudente dire, siccome c'è la sindrome di Meniere, allora ti cambio la bocca, ti faccio un sacco di cose, 2 anni di ortodonzia, impianti, proprio, per poi magari non ottenere il successo e quindi fare un overtreatment che non sarebbe accettabile. Per fortuna abbiamo la possibilità di verificare i famosi 4 mesi di
di prima fase di trattamento, se le cose stanno veramente così, quel paziente lì, in questo momento qui, grazie all'uso di un bite che, riposizionando la mandibola nella maniera che ritengo corretta, e questa è una scelta clinica perché non uso nessun tipo di tecnologia, nessun tipo di esami sofisticati, eccetera, ma solo così, l'esperienza clinica che mi hanno dato questi anni, riposizionando la mandibola in quella che ritengo la sua posizione ottimale e lasciandocela per 24 ore al giorno, quindi di fatto cambiando davvero la bocca in maniera stabile, anche se è reversibile, però reversibile no, perché devi tenerlo 24 ore al giorno. Quindi di fatto io posso in questo modo simulare il trattamento che ho in testa e verificare se nel caso di questo paziente ha lo stesso esito positivo che riscontro abitualmente. Questo appunto chiedo 4 mesi, che è un tempo tecnico, possono essere 5, possono essere 3, ma insomma è un tempo tecnico. Di solito è la stessa prassi che adopero quando un paziente viene nello studio per la cefalea, piuttosto che per il russare notturno, eccetera, per tutte queste patologie che possono far parte di questa problematica. E dopo 4 mesi, se il paziente è d'accordo, posso anche partire con una riabilitazione della bocca in senso ortodontico, se ci sono tutti i denti sani, con componente protesica, se poi manca qualche dente, se ci sono delle protesi da rifare, eccetera, eccetera, per trasferire nella bocca quella situazione che abbiamo sperimentato essere favorevole attraverso il trattamento. E questo chiaramente prevede un trattamento odontoiatrico che può essere lungo, se c'è l'ortodonzia, un paio d'anni mediamente, se ci sono molte protesi da fare può essere anche costoso, perché dipende se deve fare un dente o se deve farne 10, è chiaro che non può capitare. Però tutto questo lo si può fare soltanto in una seconda fase, quando si ha una certa tranquillità sia il dentista che il paziente, che abbiamo imboccato la strada. Nel menierico, dopo 4 mesi, io non parto con questo schema, perché temo che ci possa essere una remissione spontanea che ci ha dato grande entusiasmo, ma che sia invece un risultato casuale. E allora, in questo caso, io aspetto almeno un anno e mezzo addirittura, con dei controlli semestrali. E quando effettivamente riscontriamo che ne siamo fuori, che va tutto bene, e soprattutto sottolineo non soltanto nei sintomi della sindrome di Meniere, ma come la signora ha detto, la cefalea, la cervicalgia, perché sono tutte quante cose che possono dipendere da atteggiamenti posturali indotti dalla occlusione, tensioni muscolari, atteggiamenti posturali. E quando si arriva a questa sostanziale tranquillità, se il paziente è d'accordo, io parto con un trattamento più riabilitativo generale. Alcuni pazienti, anche se faccio loro questa proposta, mi dicono: dottore, io mettermi l'apparecchio ortodontico non c'ho voglia, di venire qua tutti i mesi e non c'è voglia di spendere soldi, non c'ho voglia, io con il bite sto benissimo, mi tengo il bite, arrivederci. E per me va benissimo, perché il bite è già un trattamento molto serio, molto efficace, chiaramente prevede il fatto che non se lo porti, però voglio dire, il vantaggio però che questo è gratis, se prosegue gratis, perché non deve fare nient'altro di più, se non viene periodicamente a controllo, come. E poi anche quello non è detto che vengano, potrebbe stare bene. Perché poi stanno bene e si dimenticano, giusto? Dimenticano il telefono, sì, quando li richiamo, sì, vengo, adesso no, ma vengo, comunque sto bene. Che è un piacere anche per me, può essere un po' rischioso, però insomma, la signora è brava, invece, viene qua così, nell'occasione fa l'igiene, che da qualche parte deve farla, da far qua così da un'occhiata al bite, se deve fare qualcosa si fa, e un po' di tagliando di manutenzione. Perfetto. Vede, sono cose che si passa da una situazione tragica, no? A riderne come stiamo facendo qua. Esatto. Io ho completato il... Ecco, la signora, quando parla di disagio, questo mi interessava dire. Sì, c'è un certo disagio iniziale per mettere in bocca un bite, perché chiaramente... Ma non è doloroso. Ma non è doloroso. Può esserlo, per la verità. Certe volte, nel suo caso, non lo è stato, ma certe volte, quando uno è bloccato da 30 anni e si muove, può anche andare incontro a un momento di dolore e deve superarlo, non deve spaventarsi, deve venire a rilanciare il bite, eccetera. Però diciamo che, a parte il disagio del portare il bite, la cosa pre-fastidiosa,
Ovviamente il disagio è una cosa soggettiva, ci sono delle persone che dicono, boh, insomma, faremo peggio, anche che nel primo tempo sono un po' in difficoltà, però a distanza di un mese di solito mi dicono, dottore, i primi giorni mi ha rotto le scatole sta roba, però adesso non mi accorgo neanche di averla, e anzi, se me lo dimentico, torno a cercarlo perché non vado mica via senza. Ecco, in questi casi qua, cioè, quando si percepiscono i miglioramenti, poi si, tutto viene più facile. L'aderenza alla terapia è... La seconda fase, che il signore dice, sì, non è una passeggiata, è chiaro che quando tu devi proporre un trattamento ortodontico fisso nell'adulto, che sia menierico o anche non menierico, è chiaro che ha una sua invasività, e questo è... Poi, nell'occasione bisogna completare la bocca se manca un dente, fa l'impianto, se sono i denti rovinati. Quindi, veramente è un lavoro che può avere una, diciamo, una dimensione tecnica maggiore o minore, questo è soggettivo. Quando ci sono tutti i denti sani, si fa solo l'ortodonzia, non c'è nient'altro da fare. Se c'è da fare di più, si fa il dentista e si fanno cose che tutto sommato sarebbero indicate comunque. Ma nell'occasione del successo sulla problematica principale, qualche paziente che si è un po' trascurato negli anni dice, adesso mettiamo a posto anche la bocca. Certo, certo. Perfetto. Volete aggiungere qualcos'altro? No, io che sono contenta e felice. adopero comunque con cautela la parola guarita, anche quando sento le persone che chiedono un confronto, ogni volta che devo usare questa parola ho un po' di timore, però... Ecco, allora precisiamo questo concetto. Allora, nei libri e nelle... quando si parla di sindrome di Meniere si dice che non se ne può guarire, però si può curare, si può aiutare il paziente. Possiamo anche partire da questo inquadramento del problema. È chiaro che dopo, quando uno sta bene da 3 anni come la signora, da 20 anni come il paziente di cui parlavo prima, 4 anni adesso, il tempo passa, insomma, vabbè, possiamo parlare di guarigione o no? Non lo so. Ci assomiglia. Ma è l'influente il nome. Esatto. Come è l'influente il nome della malattia, che sia meniere o non meniere, così è l'influente cosa, come vogliamo come definire. Ecco, per avere che mi stia bene o molto meglio. Esatto. Perché qual è il concetto? La filosofia del trattamento non è come la gentamicina entrata in panica, cioè la demolizione dell'organo affinché non dia quei risultati sfavorevoli come le crisi vertiginose violente. La mia terapia mira al recupero della situazione, no? Cioè a far rifunzionare l'orecchio. Ecco perché io mi aspetto un vantaggio non solo sulle vertigini che rimangono l'obiettivo principale, ma anche sull'ipoacusia, sulla tienezza auricolare e anche sugli acufeni che rimangono le cose più difficili, per esempio adesso sono cessati anche gli acufeni, che è un risultatone, perché l'acufene è la bestia nera per tutti, per chiunque, anche per me. In questo recupero, ovviamente, si recupera quello che si può recuperare. Alcune cose si possono recuperare, altre cose non si possono recuperare. Per esempio, quando l'acufene è costante, il recupero si presenta difficile. Quando l'acufene è riconosce dei picchi e dei bassi, i bassi sono un obiettivo che si può conseguire, visto che il paziente ci arriva da solo in quei momenti. E ancora meglio sono le vertigini, perché si passa da crisi devastanti a poi periodi in cui il paziente sta bene fino alla prossima crisi. Quindi vuol dire che il paziente può star bene, quindi che il recupero è ancora possibile se si rimuove quel qualche cosa che sostiene il problema, che io penso sia spesso il conflitto fra il condilo mandibolare, perché la mandibola arriva fin qua e quindi arriva a 1 millimetro dall'orecchio, e l'orecchio stesso, che può dare tutta una serie di problematiche in quell'orecchio che nell'adulto possono arrivare alla sindrome di Meniere. Nel bambino, per esempio, possono dare quella maledetta ricorrenza delle otiti, quando appunto le otite ricorrono nonostante ottime cure che fanno guarire quell'otite, come quasi sempre accade, allora dopo un mese ne arriva un'altra. Il problema non è l'otite, non è il batterio, ma la predisposizione di quell'orecchio ad andare incontro a qualche sofferenza. Nel bambino è piuttosto l'otite, nell'adulto l'otite è più rara e sono piuttosto presenti quelle maledizioni croniche che sono le vertigini, gli acufeni, il prurito, il dolore che non si capisce perché, i tappi di cerume, le quante cose che ancora sfuggono molto alla comprensione e per questo motivo anche al trattamento. Certo. Vi ringrazio tantissimo per il vostro intervento e
E approfitto anche per ricordare ai nostri utenti che è possibile richiedere un consulto tramite il servizio di telemedicina o una visita presenziale con il dottor Benkoff attraverso il suo profilo disponibile sulla piattaforma Top Doctors. Grazie mille a entrambi. Grazie, grazie a voi. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci.